Oggi ci troviamo nella distilleria Sakurao di Azukaichi. Qui producono diversi prodotti, tra cui sake, ma anche whisky. Quindi oggi facciamo un tour all'interno della produzione di questa azienda. Magari compriamo qualcosa, vediamo cosa ci ispira. Qua praticamente siamo all'esterno delle due distillerie. Qua producono lo shochu e qua producono il whisky e il gin, quindi sono due distillerie diverse. Adesso andiamo a vedere dentro. Qua sono tutti gli ingredienti che usano per il gin. C'è il limone disidratato, ci sono blueberry che vengono sia dalla Macedonia che qui dal Giappone, ma sono pochissimi quelli del Giappone. Poi abbiamo praticamente il legno, quello che utilizzano per gli stuzzicadenti. C'è del tè verde, ci sono le shell, che sono, non mi sfugge il nome in italiano, delle ostriche. Qua sono delle radici di angelica, che non so cosa sia, e del coriandolo, semi di coriandolo, e questi li utilizzano per dare fragranza al gin. Questa è la macchina per produrre il gin, adesso ne compreranno un'altra per fare il whisky. E questi qua sono due dei prodotti che l'anno scorso hanno vinto un premio come qualità a livello mondiale, e quest'anno festeggiano il centenario dell'azienda. Questo qua è il simbolo dell'azienda. Praticamente il cerchietto sopra identifica praticamente la goccia di whisky quando cade, e sotto è invece tipo un petalo del sakura. Questo è il significato di questo marchio. Siamo al momento dell'assaggio, la zona, il momento più interessante che aspettavamo. Qua c'è un gin tonic. Questi sono i due gin che abbiamo visto che hanno vinto il premio l'anno scorso, nel 2018, e questo qua è un whisky appena fatto, quindi a 0 anni. E poi abbiamo dei crosticini dove sono praticamente oyster, che in italiano sono ostriche, adesso mi dimentico sempre l'italiano. E poi abbiamo praticamente pesce razza. Perché? Perché praticamente le razze mangiano le ostriche, e quindi i pescatori cosa hanno fatto? Hanno pescato le razze. Ecco, più un po' di peanuts. E adesso, siccome stavo guidando io, se bevo sta roba qua ovviamente poi non potrò guidare, e la donna guiderà al posto mio. E adesso ci diamo dentro con l'assaggio. Ragazzi, non sono riuscito mica a bere tutto, anche perché non sono più allenato, e quindi i bicchieri di alcol erano troppi e ho deciso di lasciarli là. Lo so, è peccato, ma sono qua neanche a mezzogiorno, non posso arrivare storto già a mezzogiorno, insomma. E alla fine ho comprato una bottiglia di liquore dolce al gusto pera, visto che qua di succhi alla pera non ce ne sono. Ho detto, vai, almeno mi godo un po' il sapore della pera così. Ecco, comunque l'entrata con degustazione costa 2000, quindi fai prima un giro della fabbrica di un'ora e poi ti siedi su delle poltroncine, ti portano degli assaggini, un bicchierazzo di
gin tonic, è stato mezzo litro, e dopo due di gin e uno di whisky. E dopo ci hanno regalato anche a testa una confezione di ostriche sott'olio al limone, giusto? C'è anche del limone dentro. Molto buone, quindi per chi piace l'alcol, whisky, gin, sicuramente è una visita da fare. Alla prossima!